di visitare le installazioni, saliamo a bordo di uno storico tram milanese. Discussioni su sostenibilità, innovazione e futuro della città e del lavoro nella cornice bianca del benessere Oikos. White in the City è in alcune location di Milano, in alcuni punti strategici, mentre il tram può percorrere la città nella sua interezza. Quindi questo è il legame, di portare la sostenibilità e il fattore del White in the City attraverso la città a tutti e coinvolgere tutti quanti. È un progetto di architettura che interagisce con la città. Beh, sicuramente sì, Tram to the Future è un'iniziativa che volta a portare i temi della sostenibilità attraverso la città, nei giorni del salone e del fuorisalone. Quindi il tram percorrerà 5 grandi tappe del fuorisalone, si parlerà di sostenibilità, sostenibilità a misura d'uomo, sostenibilità da diversi punti di vista, e attraverso il tram, che è il mezzo più sostenibile, un mezzo a energia elettrica che ricorda il passato e che ci porterà attraverso la città mostrandoci il presente e traguardando il futuro attraverso i progetti nuovi che sono in essere a Milano, come la nuova sede di Unipol e il nuovo campus Bocconi alla centrale del latte. E con questo viaggio suggestivo all'interno del tram, Tramway to the Future, chiudiamo questo appuntamento dal fuorisalone della Milano Design Week. Green Reports termina qui. Come sempre vi ricordo la nostra pagina di Facebook e l'appuntamento, se volete, tra 7 giorni. Arrivederci.